Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati in un mio nuovo video. Nel video di oggi ho intenzione di riprodurre un make-up occhi che ho visto dando un'occhiata in giro su internet. Vi lascio la foto qui o qui, non so bene dove, così possiamo vedere se a fine video sono riuscita nel mio intento. Utilizzo il primer di Catrice idratante per la zona del contorno occhi, anche se è un primer viso. Mentre il primer che vado a mettere sul resto del viso è questo qui di Revolution. In questo periodo ho finito qualche prodotto, quindi penso che uno dei prossimi video che farò sarà appunto quello dei prodotti finiti, così facciamo un recap. Mi è venuto in mente perché anche questo è praticamente finito. È finito. Neanche col pennello riesco più a prenderlo. Basta, non ce n'è più. Beh, un altro prodottino finito. Sono fiera di me. Oggi il bonus finale sarà che sciolgo i capelli. Il bonus finale del video. Vado ad applicare il gel fissante di Essence Fix It, così nel frattempo si asciuga. Andiamo a fare la base. Quindi vado ad utilizzare la cream di Essence All in One Face Cream di Essence e facciamo questa prova. Ricordo di averla fatta qualche tempo fa, ma l'effetto finale non mi era piaciuto molto e credo comunque dipendesse dal fatto che era troppa la quantità. Quindi vediamo un attimo. Andiamo. Essendo appunto considerata una crema, la vado a stendere come una crema. L'effetto devo dire che non è male. Non ho lavato la spugnetta. Ecco, ho reso tutto molto più omogeneo. La copertura è medio-bassa. Si è tonalizzato un po' tutto, ecco, quindi mi ha schiarito. Credo che appunto il problema della volta in cui l'ho usata fosse proprio questo, il fatto, la quantità. Andiamo avanti. Non ci pronunciamo come esito finale, andiamo avanti, vado a mettere il correttore, è questo di Deborah, numero 3 Sand, la colorazione, voglio terminarlo perché ne ho altri che vorrei provare. Il problema delle mie occhiaie è che l'occhiaia la copre, però resta sempre questa zona qui, proprio diciamo il punto di congiunzione tra l'occhiaia e la guancia, che niente, non ne vuole sapere di prendere colore. Abbondiamo questa zona. Ok. Vado immediatamente a fissare il correttore con la cipria, con un velo di cipria, fisso e tonalizzo perché questa qui di I Heart Revolution mi aiuta a dare un po' di leggero colore, quindi tonalizza un po' la zona. Ok, vado a ripetere la stessa operazione. Questa crema di Essence per la mia tipologia di pelle c'è bisogno di fissarla con un pochino di cipria, di opacizzarla, perché altrimenti resto così lucida e non so
da qui a fra un po', quello che può succedere. Utilizzo anche questa cipria di Catrice, la tonalità è 0,15 n, per schiarire leggermente le zone che mi sembrano un po' più scurette, soprattutto per non avere uno stacco. Andiamo ad illuminare un po' qui. Ok, mi sento abbastanza opacizzata. Contour, sempre di Essence. Andiamo a scolpire anche questa zona. Eliminiamo doppimenti e ciccia varia. Siamo alla parte un po' più delicata. Tra il naso e le sopracciglia è una lotta ogni volta. Non c'è mai una volta che mi venga uguale all'altra. Mai, mai, mai. Poi andiamo a fare la lineetta separatrice. Ho dimenticato di mettere un po' di lip oil alle labbra, quindi lo facciamo subito. Ci voleva. Utilizzo sempre questo. Di Essence Lip Oil al Ginseng. Adesso torniamo con la cipria di Catrice per illuminare. È una magia questo triangolino. La punta di questo puff è una magia per questa zona. Andiamo a scaldare il contour con Catrice. Mettiamo un pochino di blush, sempre Kiko. Adoro questo blush, proprio il colore. Sembro viva. Illuminiamo un po' questa zona. Passiamo a quest'altra. Andiamo a rifinire i dettagli importanti. Importantissimi. Ecco fatto. E adesso lascio un po' la cipria qui e adesso passare alle sopracciglia. Altro tasto dolente. Con la speranza che possano venire simili. Ok, vado a rimuovere la cipria. Ok, andiamo a mettere un po' di illuminante. Utilizzo sempre questo della Lovely. Tutte queste polveri con il setting spray di NYX mattificante. Ci vorrà, io in genere ne metto qualcosa sopra, una tovaglietta, perché è una doccia, una piccola doccetta qui, infatti capelli, tutto andiamo un pochino a togliere polverosità, a fissare e poi passiamo agli occhietti.
Vado a prendere la foto e me la piazzo qui davanti. Arrivo. Allora, intanto, diciamo, da quando ho cominciato è passata una buona mezz'ora, più o meno, sì. E voglio dirvi che questa crema mi piace molto, cioè l'effetto che ha dato sulla mia pelle, sul mio viso. L'unica cosa è che devo opacizzare molto, quindi forse è più indicata per pelli normali o secche. Mista grassa, sì, va bene, però con qualche accortezza, quindi bisogna opacizzare. Devo dire che mi piace l'effetto che mi ha restituito, quindi questo prodotto per me va bene. D'inverno, d'estate non lo so. E poi ci tengo anche a straconsigliarvi questo lip oil di Essence al ginseng, perché a parte il sapore, l'odore resta sulle labbra, cioè ce l'ho da quando, già da un bel po' di tempo, e le rende morbide. Le rimpolpa proprio, le ammorbidisce, le rimpolpa, è un piacere averlo sulle labbra. E permane lì, è lì. Certo, non dura 24 ore, non dura 12 ore, perché è sempre un lip oil, però ha una buona resistenza, quindi lo consiglio. Quindi questa è una piccola parentesi prima di cominciare il trucco occhi. Perché ho deciso di fare questo make-up occhi? Perché così sfogliando tra gli articoli di internet, mi sono ritrovata davanti questo articolo, se non sbaglio, credo che sia del blog di Clio Makeup. Non ricordo bene, forse il trafiletto, il titoletto era come che makeup fare per allungare l'occhio, per rendere l'occhio allungato, un occhio come il mio che è un po' incappucciato, un po' pallina. E quindi questa cosa mi ha colpito, per cui io cercherò di replicare, cioè cercherò di ottenere, quindi di copiare quel make-up occhi per